Le malattie cistiche renali rappresentano un gruppo molto eterogeneo di patologia, tra le quali comunque la malattia del rene policistico autosomico dominante è di gran lunga la più rappresentata. Si stima che uno ogni 400, ogni 1000 dei nuovi nati possa essere portatore dell'alterazione di una delle alterazioni geniche che costituiscono la base di questa malattia. E si stima anche che tra il 5 e il 10% dei pazienti che giungono all'insufficienza renale terminale abbia come causa questa patologia geneticamente trasmessa. Questa malattia si differenzia fondamentalmente in due grossi gruppi, la malattia da PKD1 e di PKD2, caratterizzata dalla equivalente alterazione e mutazione genica nel gene PK della policistina 1 e della policistina 2. Di fatto ci sono e sono state riconosciute numerosissime mutazioni sia nel PKD1 sia nel PKD2 e non di tutte si è chiaramente compreso il loro significato. Quello che si sa è che comunque come risultato finale di queste mutazioni rispettivamente due proteine, la policistina 1 e la policistina 2, che sono strettamente fra di loro connesse e collegate funzionalmente con quella che è il funzionamento di un organello strutturale principale di alcune della maggior parte delle cellule, sicuramente presente anche sulle cellule tubulari, il cosiddetto cilium, viene ad essere alterato in numerosissime delle sue funzioni con alterazioni di numerosi segnali intracellulari. La conseguenza di queste alterazioni geniche è che la cellula acquisisce delle caratteristiche proliferative differenti non soltanto in termini quantitativi, ma in termini anche qualitativi, cioè la sua proliferazione modifica la polarità, ma non solo, aumenta anche l'apoptosi delle cellule limitrofe a questi eventi proliferativi. E non solo, la cellula mutata in qualche modo altera le sue caratteristiche di polarizzazione secretiva, in qualche modo invertendo la secrezione dal versante basolaterale al versante luminale. E inoltre alterazioni della matrice extracellulare, del rapporto fra cellule e matrice extracellulari, prendono atto, motivando poi quelle che sono le alterazioni fenotipiche della malattia, che a livello renale tipicamente si estrinsecano nella formazione di un numero sempre crescente di cisti a livello di tutti e due i reni, cisti che aumentano non soltanto in numero ma in dimensioni con l'andare del tempo, a cui sono associate una serie di problematiche acquisite e fenotipiche che vanno dall'ipertensione arteriosa, che rappresenta di gran lunga la più frequente delle complicanze, ma anche alla litiasi urinaria, che in qualche modo interferisce anche con la qualità clinica della presentazione di questa malattia, con le infezioni urinarie, l'ematuria, l'occupazione di massa e una serie di altre problematiche. Ma in ultima analisi, quello che più importa è che la crescita nel numero e nella dimensione di queste cisti coinvolge una riduzione della funzionalità di entrambi i reni, che nel lungo termine crea la necessità della dialisi o del trapianto a causa di un'insufficienza renale progressiva. Ma evidentemente non è solo il rene l'organo bersaglio di questa malattia, ne abbiamo numerosissimi altri, fra questi alcuni con una manifestazione cistica abbastanza simile a quella presente a livello renale, ma quasi mai associata ad un deficit funzionale di questi parenchimi. E citiamo prima di tutto il fegato, ma anche il pancreas, le vescicole seminali, quest'ultime per la verità potendo in qualche modo rappresentare anche un deficit funzionale riproduttivo in questi pazienti. Ma numerosissimi altri organi possono essere colpiti, come la parete arteriosa, specialmente aortica, con aneurismi, le alterazioni delle valvole cardiache, ovviamente della parete intestinale, ma anche dell'intestino stesso con diverticolosi. Tutte queste patologie sono spesso delle complicanze importanti di questa malattia. È chiaro quindi che uno degli scopi fondamentali è per il medico quello di creare e di rendere possibili degli interventi terapeutici che nel medio e lungo termine quantomeno arrestino la progressione. Ora, per qualsiasi trial che possa avere questo come scopo, è importante
prima di tutto avere un parametro da seguire nel tempo per la misurazione dell'efficacia dell'intervento terapeutico. Questo parametro deve essere facilmente misurabile e in un tempo relativamente breve deve darci una dimensione della nostra efficacia terapeutica. Teniamo presente che questa è una malattia molto lunga nel tempo, dura decenni e come tale evidentemente necessita di avere una risposta sulla nostra efficacia terapeutica preventiva rispetto all'evoluzione naturale della malattia stessa. Chiaramente la funzione renale di per sé stesso non è un buon marcatore in quanto è un marcatore tardivo della nostra efficacia di funzione, molto meglio è la misurazione del volume cistico che è stato e si è dimostrato un buon surrogato, un buon predittore di quella che poi sarà l'evoluzione futura della malattia stessa ed è su questo che si sono concentrati la misurazione degli outcome dei vari tentativi terapeutici che sono in atto e che alcuni dei quali si sono già conclusi nell'ambito della pratica terapeutica. Ma proprio per quanto si è detto poco fa, cioè questa malattia è una malattia lunga, particolarmente diciamo benigna per certi aspetti, è necessario che si scelgano dei farmaci che siano tollerati, che siano poco tossici evidentemente e che possano essere facilmente somministrati lungo un periodo di tempo così prolungato. Ora, nell'ambito dei vari tentativi terapeutici, alcuni di questi si sono focalizzati su alcune delle vie metaboliche intracellulari coinvolte in quei meccanismi a cui si accennava poco fa. Uno di questi è il sistema cosiddetto mTOR, è un sistema particolarmente coinvolto nel controllo della proliferazione cellulare. Ora, c'erano stati alcuni anni fa segnalazioni aneddotiche su piccoli gruppi o su animale di una potenziale specifica possibile effetto positivo dell'uso di questi inibitori di questo sistema. Sono venuti fuori recentemente sul New England, contemporaneamente, i risultati di due grossi trial, o relativamente grossi trial, uno con il sirolimus e l'altro con l'everolimus, che sono i due inibitori dell'mTOR. Entrambi hanno apparentemente dato risultati relativamente sconfortanti e negativi, il primo dimostrando una mancanza di differenza fra la crescita delle cisti fra il gruppo trattato e il gruppo di controllo e il secondo dimostrando una modesta riduzione della progressione del volume cistico, ma comunque nessun effetto positivo sulla funzione renale. C'è da dire che entrambi questi trial soffrono di alcuni limiti non da poco, come un tempo relativamente breve di osservazione che va da un anno e mezzo a due anni massimo, fasi differenti di malattia nel reclutamento iniziale e probabilmente delle dosi non sufficienti ad ottenere l'effetto tubulare sperato. Quindi questo mette qualche dubbio sulla mettere una definitiva pietra tombale sull'uso di questi farmaci, però c'è anche da dire dall'altra parte che questi farmaci sono stati associati ad importanti effetti collaterali che comunque mettono dei dubbi comunque sia sulla possibilità di utilizzarli a lungo termine in questo tipo di patologia. Ma evidentemente non è questa l'unica strada che è stata intrapresa. Un'altra strada particolarmente foriera di potenziali possibilità positive è quella dell'interferenza con la produzione dell'AMP ciclico. Ci sono vari modi con cui si è tentato e si sta tentando in letteratura e nei vari trial in atto di inibire la produzione di questo AMP ciclico che in qualche modo sarebbe aumentato proprio per il difetto di quel cilium a cui accennavamo prima, delle proteine ciliari. Questa possibilità di intervenire oggi ha almeno due strade in fase sperimentale. L'uso della somatostatina, che sicuramente inibisce la produzione dell'AMP ciclico, e l'uso degli inibitori della vasopressina. Entrambi, con meccanismi diversi, questi gruppi farmacologici potrebbero portare ad una inibizione della crescita cellulare, delle caratteristiche secretive. I trial ce ne sono almeno due in corso per quanto riguarda il primo e almeno quattro per quanto riguarda il secondo gruppo farmacologico, verosimilmente daranno i primi risultati nell'arco dei prossimi 12-24 mesi. Nel frattempo poi esistono numerosissimi altri tentativi sperimentali, ognuno dei quali ha avuto e ha come target uno delle varie momenti patogenetici di quei cicli cellulari che vengono in qualche modo alterati nella complessa alterazione strutturale della cellula che è andata incontro a queste alterazioni mutazionali geniche. Sta di fatto che è troppo presto per avere delle risposte su tutte queste varie vie metaboliche. Nel frattempo però il problema è se riteniamo che si possa fare qualcosa di più
o meno in questo, su questo argomento. Indubitabilmente le prospettive future potrebbero essere quelle di guardare a terapie geniche o alle cellule staminali. Oggi non abbiamo la possibilità di avere in queste speranze, almeno per quanto riguarda questa patologia, delle vere e proprie vie alternative, per una serie di motivi tecnici che le rendono ancora poco praticabili per quanto riguarda almeno lo scenario nel quale ci stiamo muovendo. Ma per non essere completamente negativistici, dobbiamo dire che esistono già da adesso dei tentativi e delle pratiche terapeutiche che sono efficaci, come quelle del consiglio dietetico di ridurre assolutamente il sale e di aumentare l'idratazione, proprio per quei meccanismi di alterazione secretiva della cellula mutata nell'ambito del rene policistico e dell'effetto dell'arginin vasopressina. L'inibizione dell'arginin vasopressina con la semplice idratazione spontanea può avere un'efficacia importante nella evoluzione spontanea cistica della malattia. E anche evitare l'uso di sostanze come la caffeina, la teofillina, contenute come sappiamo nel caffè, nel tè, ma anche nella cioccolata, che possono stimolare l'AMP ciclico naturalmente espresso, iperespresso in queste cellule, può essere di forte aiuto. L'aiuto può essere dato anche da un aumentato apporto di alcali, alcali che possono venire, come sappiamo, da una dieta vegetariana, ma anche dall'apporto di supplementazioni saline. Poi vale per tutti, ma ancor più per questi tipi di pazienti, quelli che sono i consigli dello stile di vita salutare, che è quello dell'abolizione del fumo, dell'esercizio fisico e ovviamente dell'evitare la obesità. Ma un qualcosa che è molto importante nel nostro atteggiamento terapeutico farmacologico è che noi abbiamo l'obbligo in questi pazienti di controllare al meglio la pressione arteriosa, anche più di quanto non lo si faccia in altri tipi di patologia. Se poi l'uso degli ACE inibitori disartanici sia meglio, come da più parti suggerito, rispetto al calcio antagonista, questo è discutibile. Quello che sicuramente è molto più importante è che il controllo pressorio sia massimalizzato, come altrettanto importante che l'uso di farmaci nefrotossici in termini generali, FANS innanzitutto, e la terapia delle infezioni delle vie urinarie sia particolarmente precisa, accanita e in qualche modo non sottovalutata anche nella pratica quotidiana, e parliamo anche delle forme infettive asintomatiche. Tutto questo probabilmente non è ininfluente ai fini di quella che è la prognosi naturale di questa malattia, indipendentemente da quelli che saranno gli sviluppi futuri e di quello che il futuro ci potrà fornire in aggiunta. Perché alcuni dati inequivocabili della letteratura ci dicono che i pazienti che con questa malattia che oggi arrivano all'insufficienza renale hanno un'età più avanzata rispetto a quelli che arrivavano con la stessa malattia nei lustri precedenti. Ma non solo, ci dice anche che i pazienti che arrivano oggi alla dialisi o al trapianto vivono di più rispetto a quelli che arrivavano alcuni anni fa. Questo indirettamente ci dice che già questo nostro approccio terapeutico attuale, quando fatto con maggiore determinazione in questa tipologia di paziente, può evidentemente già pagare, in attesa ovviamente di qualcosa di meglio nel prossimo futuro.